Rivelerebbe, figuriamoci se lo Beh, ma quello è un discorso di eticità, quindi quello senza dubbio. Eh, però è stato un periodo, come, come lei sa, abbastanza intenso. Direi all'inizio veramente molto intenso. Noi siamo arrivati al nuovo Consiglio di amministrazione alla fine di giugno del 2006, era, era ancora in corso il primo processo sportivo su Calciopoli. Ci siamo trovati alla fine di questa prima fase con la Serie B e 30 punti di penalizzazione e poi da lì. Abbiamo cercato di risalire, molti sono critici su quello che abbiamo fatto. Io sono convinto che, data la situazione in cui ci trovavamo, forse siamo riusciti a ottenere il meglio. Ecco, lei è stato presidente nel periodo più difficile in assoluto della storia della Juventus, quindi eh, una presidenza molto impegnativa, sicuramente sotto tutti i punti di vista. Partiamo da Calciopoli. Sì, se sì, aspettiamo. Sì, allora, la vulgata, e devo dire che con il passare del tempo prende sempre più corpo questa posizione perché probabilmente c'è anche un po' di revisionismo di tutto quello che è avvenuto e che la Juventus non ha avuto la forza complessivamente, non è un'accusa che viene mossa specificamente a lei la proprietà, diciamo, ma a tutti quanti di opporsi, forse anche a dispetto dell'evidenza dell a questa sentenza, cioè si dice Milan, Fiorentina e Lazio ne hanno dette tutti i colori si sono opposte, hanno gridato lo scandalo la Juve si presenta dicendo va bene la Serie B e in qualche modo ha abbassato talmente la linea di difesa che è stata l'unica a essere veramente travolta. Ecco, sono passati anni. Lo rifarebbe, o meglio, chiederebbe, condividerebbe ancora questa linea? Beh, io credo che le cose vanno posizionate nel periodo storico in cui sono state vissute. In quel momento eh, si era scatenato nei confronti della Juventus e parzialmente delle altre squadre incriminate una, un astio eh, che, che probabilmente covava. ...nel cuore e nell'animo di tutte le persone che non erano stati Juventine. Siamo stati anche in parte salvati dal fatto che la Nazionale ha vinto i Mondiale ...e che nella Nazionale c'erano tanti calciatori della Juventus... ...perché se no veramente l'astio nei confronti della Juventus era veramente molto forte. Questo credo che abbia anche condizionato l'affrettato giudizio che i giudici sportivi abbiano dovuto dare... E il fatto di, eh, che il nostro avvocato lui stesso abbia indicato la Serie B al primo processo sportivo probabilmente in quel momento era utile per evitare un danno maggiore. Il Procuratore federale aveva chiesto per la Juventus una categoria inferiore alla B, che voleva dire la C o anche la C1. Che avrebbe voluto dire per la società portare i libri in tribunale e sciogliersi. Quindi in quel momento mi rendo conto che adesso le cose si possono vedere in un quadro critico diverso, ma in quel momento io sono convinto che chi ha agito ha agito con responsabilità. Ecco la, la famosa frase che viene rinfacciata all'avvocato Zaccone quando disse va bene la b con penalizzazione. È stata forse un autogol o no? Perché eh, molti dicono, se sono i Juventini, l'avvocato dice mandateci in B e eh, cosa partendeva? Sì, ma era una risposta al giudice, nel senso che l'avvocato Zaccone ha detto chiedo, se ricordo bene, chiedo una pena uguale a quella che viene data alle altre società. Le altre società, il procuratore aveva chiesto una serie B e quindi l'avvocato Zaccone allineandosi alla pena richiesta per le altre società ha detto una B con penalizzazione. Ripeto, la preoccupazione era che ci fosse una prima sentenza che ci posizionasse in serie C. L'avvocato di, di Mogi, che ogni tanto è ospite nostro, ehm, dice «Io ho notato in tutti i dibattimenti a cui abbiamo partecipato, noi come difesa di Mogi e la Juve invece come società Juventus, che raramente eravamo su posizioni analoghe e questo non me lo sono mai spiegato, anche successivamente. Addirittura c'è stata poi la, la, la sentenza di proseguimento di Moggi per il falso in bilancio, la Juventus aveva invece patteggiato, proposto 70.000 euro, se ricordo bene. Anche dopo quel luglio, non vi siete mai omologati alla situazione Moggi-Giraudo perché fondamentalmente rimanete convinti che le pene fossero giuste nei loro confronti? No, no, no non ci siamo mai omologati ma non abbiamo neanche mai preso le distanze. Questo è vero. E la linea difensiva della Juventus nel processo di Torino alla quale lei alludeva era una linea assolutamente parallela e coerente a quella di Moggi e Giraudo. Che poi la Juventus avesse preso la precauzione di patteggiare nel caso di condanna. Una pena pecunaria di 70.000 euro era una precauzione corretta, nel senso che almeno sapevamo dove saremmo andati a finire. Però senza eh, platealmente allinearci noi abbiamo seguito una linea parallela, quella di Giraudo, di Moggi e anche di Bettega. Eh, malgrado questo avete sempre. Rivendicato che quei due scudetti che vi hanno tolto fossero vostri. Sì, noi siamo convinti, ma noi dirigenti, ma in realtà questo lo diciamo ancora di più col cuore di tifosi: noi siamo convinti perché questa convinzione viene asseverata dal parlare con i giocatori. Quando un Del Piero, un Buffon o tanti altri ti dicono: Guarda, che io so di aver giocato sempre in maniera corretta, sportiva e le vittorie che ho portato a casa le ho vinte sul campo. Io non ho motivo di non credere a persone come Del Piero, Buffon e tanti altri. E quindi sono convinto che. Eh, non sono stati compiuti fatti tali da alterare i risultati sportivi che poi possano essere stati compiuti tanti piccoli peccati veniali che nella somma sono stati giudicati come un peccato mortale eh, una frase che io ho già usato sì. molto spesso e questo probabilmente è vero si sì, mi pare che eh, racchiuda la sintesi molto bene di quello che vi è stato attribuito cioè non c'è mai stata una partita in cui si è vinto che la Juventus avesse condizionato l'arbitro, tante piccole pressioni, tanti indizi che hanno poi portato a una condanna molto sì, pesante. Molto la più pesante. pesante. Lei ritiene oggettivamente che il metro usato contro di voi sia stato più severo rispetto a quello delle altre tre squadre? Ritengo coinvolte. che siano stati dei giudizi presi in un momento, come ho detto prima, psicologicamente molto sfavorevole alla Juventus. Ricordo anche che persone di grande autorevolezza, parlo del Presidente del Consiglio Prodi quando è andato in Germania per vedere la partita con, con la Germania, prima della partita disse, mi pare proprio di ricordare testualmente, sono avvenuti fatti delittuosi nel mondo del calcio, dove delittuoso è, è un aggettivo da codice penale. Certo. Ricordo anche il Commissario della Federazione, l'Avvocato Rossi, insigne avvocato che comunque non si schierava e pronunciava già quelle che erano l'esito di sentenze che non erano ancora state, eh, state emesse e quindi evidentemente esisteva nelle stanze del potere, nelle persone che avevano l'autorità e l'autorevolezza per influenzare, esisteva un'opinione pubblica che ave, era riuscita sostanzialmente a indurre anche queste persone a un'ipotesi estremamente colpevolista della Juventus. È molto interessante quello che dice devo dire anche avendole vissute in prima persona come informazione molto vero perché in quel 2006 voi eravate il mostro da sbattere in prima pagina quello da colpire uno come si dice per educarne 100 e il senso globale era se la Juventus va in B è già una fortuna quindi condivido c'è tutto quello che lei mi sta dicendo una sì, cosa però voglio dire mi piacerebbe dire ma ripeto Preto. la stessa cosa pur di non andare in C accettiamo anche esatto. il calice amaro della Serie B. Da cui siete risaliti bene. Da cui, con... da cui siamo riposati. risaliti. E... Ecco, ehm, l'unica cosa però che in molti eh, sostengono, passata la bufera, c'era la possibilità di ricorrere al Tar. A un certo punto si è detto, che la Juve in qualche modo ha patteggiato eh, il fatto di non andare al Tar eh, in cambio di un accordo con la Federcalcio, insomma... Avete tirato il freno a mano all'ultimo momento. È stato no, così? Non, è, non è stato un accordo. Comunque è vero che io ho incontrato nella sede del CONI il Presidente Petrucci e il Commissario Rossi. Proprio il giorno prima di un consiglio di amministrazione alla fine del mese di agosto in cui abbiamo deciso di ritirare la decisione di andare al TAR che avevamo preso una settimana prima. In realtà in quella settimana noi abbiamo avuto chiaramente la percezione che il nostro ricorso al TAR non sarebbe stato accettato in termini di sospensiva e quindi che noi saremmo finiti comunque in Serie B e che poi avremmo avuto... Un, un giudizio di merito che probabilmente non serviva a riportarci in Serie A. Poi abbiamo avuto chiaramente la sensazione che il governo del calcio mondiale non avrebbe apprezzato e approvato questa nostra decisione di andare al di fuori della giustizia sportiva e che in un senso, certo senso ne avrebbe tenuto conto in seguito su quella che era la Juventus allora del futuro. E poi abbiamo valutato anche sulla base di sentenze che il TAR aveva messo in proprio in quei giorni, in, in occasione di altre sentenze di calcio, abbiamo valutato che proprio le probabilità si stavano riducendo. E quindi in una riunione di consiglio di amministrazione estremamente lunga, estremamente discussa, eh, valendoci anche dell'opinione di quelli che erano gli avvocati che partecipavano.